Siamo al Forum Tennis Forlì, come facciamo ogni anno in luglio per l'appuntamento con il tennis in carrozzina del torneo internazionale Città di Forlì. Il torneo è appoggiato dal Comune, dalla Regione, dal Comitato Paralimpico dell'Emilia-Romagna e dall'INAIL, Centro Protesi di Budrio. Ed il presidente del club Giuseppe Monterosa è ovviamente orgoglioso di ospitare questo quarto ITF consecutivo. Anche quest'anno l'edizione ha avuto un grossissimo successo di partecipazione. Abbiamo presenti, oltre l'Italia, altre 5 nazioni europee. E la cosa ci fa abbastanza piacere perché sono terminati da poco i tornei che davano il punteggio per partecipare alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro, e nonostante questo abbiamo avuto comunque i giocatori che erano distrutti dalla ricerca di un punteggio per qualificarsi, sono intervenuti qui lo stesso. Sono 4 le gare in programma, singolo e doppio, maschile e femminile. Nel singolare femminile, vittoria della campionessa italiana Stefania Galletti, che supera con un secco 6-2-6-1 la bergamasca Silvia Morotti. La Galletti si ripete, vincendo anche la finale del doppio, dove, giocando con la polacca Katarzyna Wojciechowska, supera per 6-2-6-0 la coppia formata da Silvia Morotti e Anna Maria Bertola. Atleti provenienti da vari paesi europei, come ha ricordato il presidente Monterosa, si sono ritrovati a Forlì tennisti di Ungheria, Spagna, Estonia, Germania, Francia e Polonia. Fra gli italiani non poteva mancare il nostro plurititolato Fabian Mazzei, in procinto di volare in Brasile con la squadra olimpica italiana. E per arrivare a questa finale è stata davvero dura. Ieri ho giocato 3 ore contro Ivan Tratter, giovanissimo italiano di grandi prospettive. E oggi ho battuto una leggenda come Laurent Jean-Martini, e dopo 3 ore e un quarto di fatica inenarrabile, comunque ce l'ho fatta, è stata una battaglia, ho dato il meglio di me e alla fine sono riuscito a spuntarla. Il tennis italiano sta migliorando tanto, Silvio Culea ormai è una realtà, non più una promessa, ci sono altri come Antonio Cippo, Ivan Tratter, Luca Spano che stanno giocando molto bene. E devo dire che in previsione delle Paralimpiadi l'Italia e tutto il movimento comunque è in forte ascesa, quindi stiamo bene, dai. Mazzei deve affrontare in finale il tedesco Steffen Sommerfeld. Si ripete così la finale dell'anno scorso, vinta dall'italiano per 6-2-6-2. Cambia di poco quest'anno solo il punteggio. Il tedesco fa qualche game in più, ma alla fine è 6-4-6-4 per Mazzei. Il bolognese vince così il quarto Città di Forlì, ma non si accontenta e, come ha fatto Stefania Galletti in campo femminile, fa l'accoppiata singolo doppio. In coppia con Antonio Cippo dà un altro dispiacere al francese Gian Martini, che gioca con l'italiano Luca Spano. È 6-3-6-1 per Mazzei Cippo contro la coppia italo-francese ed è l'ennesima vittoria del bravissimo Fabian. In occasione dell'ITF sono convenuti al Forum Forlì con l'ingegner Rinaldo Sacchetti e con il dottor Danilo Nicita numerosi pazienti del Centro Protesi di Budrio, l'ente INAIL che svolge un'importantissima attività di riabilitazione. L'INAIL pone grande attenzione alla promozione di attività sportive, in particolare nella sua struttura del Centro Protesi di Budrio. Sviluppa queste iniziative proprio per portare a conoscenza i nostri assistiti delle possibilità sportive che oggi possono essere svolte. L'INAIL ha in essere una collaborazione con il Comitato Paralimpico, quindi con il CIP, un progetto sport che prevede che all'interno dell'istituto i nostri ricoverati possano fruire di una valutazione da parte di un medico dello sport che eroga la idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Per tutti questi pazienti è il primo approccio col tennis in carrozzina ed è il maestro nazionale Stefano Gelli, direttore tecnico della scuola tennis del Forum, a seguire i loro primi tentativi. Da Forlì.